Vi spiego in meno di un minuto per quale motivo i contanti in questo momento sono superiori ai pagamenti con carta. Proviamo a seguire il percorso dei 100 euro. Io domani vado in gioielleria, spendo 100 euro. Questi 100 euro vanno al gioielliere. Il gioielliere prende questi 100 euro e ci va a fare benzina. Il benzinaio prende questi 100 euro e ci va al supermercato e ci fa la spesa. Il proprietario del supermercato prende questi 100 euro e ci va a comprare un paio di scarpe per il figlio. Continuiamo così per 100-200 acquisti, alla fine sempre 100 euro ci saranno. Facciamo la stessa identica cosa con la carta. Carico 100 euro sulla carta, vado dal gioielliere e spendo 100 euro. Al gioielliere già gliene sono entrati circa 99,20 e via dicendo. Poniamo il caso che lui continui a spendere con la carta gli stessi passaggi. Dopo 100-120 transazioni, qui ci saranno 0, qui ci saranno 100. Dove sono andati a finire i soldi che stavano qui?